Si torna al Cabassi per sfidare il Sant'Angelo o c'è da prendere quello di buono? Visto domenica la rimonta, il carattere, tante occasioni create, c'è da limare quell'avvio che vi ha portato sotto praticamente le prime due occasioni. No, il calcio è il gioco degli errori, si sa che il risultato, se in mezzo al campo si fa filosofia, poi in area di rigore si fa il risultato, abbiamo purtroppo fatto due errori, li abbiamo pagati tutti e due, speriamo domani. Gli errori ci sono sempre nel calcio, a volte si pagano, a volte no, abbiamo creato tanto, abbiamo concesso poco, però quello che abbiamo concesso l'abbiamo pagato, quello che abbiamo creato non l'abbiamo concretizzato come dovevamo e quindi il risultato è stato 2-2. Arriva domani una squadra che è neopromossa, manca da 10 anni, mancava, però è una squadra di grande spessore, basta vedere anche l'ultimo innesto che ha fatto e che ha già vinto 3-0 fuori casa, che partita ti aspetti? Questo è un campionato, innanzitutto dobbiamo sempre capire, è un campionato da 114 punti, quindi non dobbiamo ogni domenica farci la classifica, abbiamo fatto 2 giornate, il campionato è lunghissimo e ci sono, è un campionato equilibratissimo con squadre forti, quindi sicuramente la quota vincente del campionato non sarà altissima perché tutti gli scontri sono importanti. Vediamo la squadra che affrontiamo domani, è una squadra che ha tutti a 6 punte, si alterna 6 punte di livello alto e 3 centrocampisti forti. Cioè, quindi è una squadra forte, come siamo forti noi, come sono forti altissime squadre in questo girone, e quindi tutte le partite sono complicate, vanno affrontate con quella che a Napoli chiamano cazzimma, e si può chiamare in mille modi, con la cattiveria agonistica giusta, con la voglia di vincere tutte le partite e portare a casa ogni domenica più punti possibili, sempre, perché quello è quello che conta, in un percorso di crescita, perché la seconda e terza giornata le squadre non sono come sono la decima, come la sono la ventesima. Bisogna crescere, si cresce con l'autostima, si cresce con la consapevolezza dei propri mezzi e noi dobbiamo fare questo percorso come fanno tutti, farlo un po' prima degli altri per fare più punti degli altri.